Sentire una cosa, la signora girò con forza una manovella e poi mise un disco. La stanza si riempì di una musica che veniva da lontano, una musica che Thomas non aveva mai sentito prima, con molti violini. La tristezza si sciolse e si dileguò dalla gola e dalla pancia. «Bello, eh?» sussurrò la signora Van Amersfoort. «Sì», disse Thomas. Le orecchie ricominciarono a ronzargli. Il mappamondo, con il gatto e tutto il resto, cominciò a ruotare intorno al proprio asse. Thomas stava per dirlo alla signora Van Amersfoort, ma si accorse che anche la pesante sedia su cui era seduta lei stava fluttuando sopra il pavimento come una nuvola bassa. Il disco finì e stridente. Thomas trasalì. Plof! Le sedie atterrarono delicatamente sul tappeto. La signora Van Amersfoort si sarà accorta che stavamo fluttuando? Si domandò. Non lo sapeva. Aspettò che magari lei dicesse qualcosa, ma non disse nulla. Guardava in lontananza. Forse pensava a suo marito che era stato fucilato. Thomas beve un sorso di aranciata e disse: «Quanti libri che ha, di che cosa parlano?» «Santo cielo!» esclamò la signora Van Amersfoort. «Di che cosa parlano i libri?» «Parlano di tutto quello che c'è. Ti piace leggere?» Thomas annuì. «Aspetta!» La signora Van Amersfoort si alzò. «Forse ho qualcosa per te!» Si diresse verso uno degli scaffali. «Che cosa vuoi diventare da grande?» domandò. «Felice!» rispose Thomas. «Da grande diventerò felice!» La signora Van Amersfoort stava per tirare fuori un libro, ma si voltò sorpresa. Guardò Thomas sorridendo e disse: «Per Dio, questa sì che è una buona idea. E sai quando si comincia a essere felici? Quando non si ha più paura». Prese il libro dallo scaffale. «Ecco», disse. Thomas si sentì arrossire, guardò il libro posato sulle sue ginocchia. Si intitolava «Emilio e i detective». «Grazie mille», balbettò. «Parla di un bambino che non vuole aver paura e combatte le ingiustizie del mondo», raccontò la signora Van Amersfoort. «Puoi tenerlo?» Lei finì il suo caffè e Thomas la sua aranciata. «Oggi sei stato molto coraggioso», disse. «Sei entrato in casa mia anche se tutti i bambini dicono che sono una strega». Thomas non osò guardarlo negli occhi. «Lei lo sapeva?» Lo diceva così, senza peli sulla lingua. «Fra l'altro, hanno ragione», continuò. «Io sono una strega». Gli ottimisti muoiono prima di Susie Nielsen. Dopo aver caricato la lavastoviglie e pulito il piano della cucina con un detergente antibatterico, mi sono fatta una doccia, controllando che il tappetino in gomma fosse assicurato bene. Le statistiche su infortuni e decessi dovuti a cadute nella vasca da bagno sono sbalorditive. Per fortuna, una volta finita la doccia, lo specchio del bagno era completamente appannato, così non mi sono ritrovata davanti al mio corpo lungo e scheletrico. Sono filata di corsa in camera mia, attraversando il corridoio nuda, ho gettato i vestiti sporchi sopra quelli già ammucchiati sul pavimento e mi sono infilata la tutona intera da pinguino. Rachel, la ragazza un tempo conosciuta come la mia migliore amica, ne aveva una uguale. Le avevamo fatte insieme ai tempi in cui eravamo inseparabili. Mi sono chiesta spesso se la indossa ancora. Un paio di volte sono stata quasi sul punto di mandarle una mail per scoprirlo. Quasi. Erano appena passate le 11 quando ho sentito papà rincasare. Pochi minuti dopo anche il bip del microonde. Speravo che avesse visto la faccina sorridente. Speravo che l'avesse fatto sorridere. Ho addirittura pensato di alzarmi e andare a fargli compagnia mentre mangiava. Una volta, qualche anno fa, quando Maxine era ancora viva e la vita sembrava infinita e piena di possibilità,
Io e la ragazza un tempo conosciuta come la mia migliore amica stavamo da lei ed eravamo impegnate a fare dei sonagli a vento con i tappi di bottiglia, quando a un certo punto uno dei tappi è rotolato sotto il mobile della TV. Lei allora si era accovacciata a terra e oltre al tappo aveva trovato anche un DVD sepolto dalla polvere senza copertina, dal titolo The Secret. «Che cos'è secondo te?» mi aveva chiesto, e non ne ho la più pallida idea. Credo fossimo entrambe spaventate all'idea di scoprirlo. Metti che i suoi genitori facevano sesso strano, non ce la saremmo mai tolte dalla testa. Ma la curiosità era stata più forte e abbiamo infilato il DVD nel lettore. Non aveva niente a che fare col sesso. Era una specie di video autoaiuto, una guida alla conquista della felicità attraverso il potere del pensiero. Del tipo che se ritagli un'immagine della macchina che vorresti comprarti e la fissi tutto il tempo e ti immagini di essere al volante, ecco, se credi proprio tanto di meritartela, allora grazie al grande potere dei tuoi pensieri alla fine quella macchina sarà tua. O almeno io l'avevo capita così. Pur avendo solo 10 anni e mezzo ci era sembrata una cosa piuttosto improbabile, ma questo non ci ha impedito di tentare comunque almeno per un po'. Rachel aveva ritagliato l'immagine di tutti i componenti dei One Direction e aveva provato a immaginarsi di fidanzarsi con uno di loro. Io avevo optato per qualcosa di più realistico e avevo ritagliato la foto di una pistola per colla a caldo. Io avevo ricevuto la pistola per colla a caldo a Natale. Rachel non si è fidanzata con uno degli One Direction. Ecco, speravo che immaginandomi seduta con mio padre sul divano in completo silenzio, poi questo potesse accadere davvero, ma non è così che va la vita, e allora non mi sono mossa. Maxine ogni tanto entrava di notte in camera mia e si infilava sotto le coperte schiacciando il suo corpicino contro il mio. Al mattino era un bagno di sudore, ma non mi è mai importato nulla, perché sentire quella sua pancina paffuta contro il mio corpo era qualcosa di magnifico. Prima di spegnere la luce ho preso in mano la foto di mia sorella che tengo sul comodino e le ho dato un bacio. Ti voglio bene, Maxine. Scusa, Maxine. Lo dicevo tutte le sante sere, perché a ucciderla ero stata io. Sotto il cappello con le orecchie di gatto che si è fatta da sé, Petula nasconde una buona dose di cinismo e la convinzione che a essere pessimisti ci si azzecca sempre e soprattutto il dolore per una perdita che sembra impossibile da superare. Certo è stato un incidente, ma i pessimisti dovrebbero prevedere gli incidenti e Petula proprio non ce la fa a sentirsi in colpa. A scuola la obbligano a partecipare a un gruppo di arte terapia per ragazzi in difficoltà o come direbbe lei per fuori di testa. È qui però che conosce Jacob, un bellissimo ragazzo pieno di umorismo e di energia, con un piccolo segreto. Buona lettura. 3 minuti di oro. Un giorno, subito prima di cena, Oro chiese a Lena: «Hai visto le mani di Arnold?» «Come facevo a non vederle?» bofonchiò lei, occupata a sfogliare i nuovi libri di scuola. «Lo sai perché sono così?» «Così come?» Lena guardò Oro con aria interrogativa. Il ragazzo sollevò le sopracciglia, deluso. «Vuoi dire che non hai visto...» «Ma di che cosa parli? Non puoi dirlo senza tanti giri di parole?» chiese Lena, arrabbiata. «E poi come faccio a notare qualcosa se rimane chiuso in camera sua o se scompare per giorni?» aggiunse con rabbia. Oro sorrise con condiscendenza. «Sono qui da meno tempo di te e sono già riuscito ad accorgermi di qualcosa, qua e là.» «Splendido, signor Ficcanaso! Ti costa una gran fatica raccogliere queste informazioni, tanto di cappello!» disse Lena in tono beffardo. «A te è difficile non notarti, eh? Dai addirittura nell'occhio!» ironizzò, ricacciando l'idea molesta che Oro un po' di ragione l'avesse. «E va bene, non ho osservato le sue mani, è colpa mia. Dunque, potresti illuminarmi?» chiese cercando di sorridere con aria conciliante. Oro la guardò molto seriamente. «Neanche per sogno. Ti toccherà fare un piccolo sforzo. Ti gioverà una volta tanto. Ti concentrerai sugli altri.» «Come?» Lena non credeva alle proprie orecchie. «Ma di che cosa parli? Non capisci che io non mi mischio
Ho abbastanza preoccupazioni e traumi per conto mio, credimi. Ah, certo, non sia mai che venga fuori che gli altri soffrono di più. E allora, scenderesti in classifica? Sparisci. Lena si alzò indignata, parlò a denti stretti nel tono più calmo e gelido di cui era capace. Non sei me. Non hai passato quello che ho passato io. Non hai il diritto di giudicarmi. E qui ti sbagli. Ma forse un giorno lo capirai. È comodo vivere così, eh? Nella voce di Oro si avvertiva una nota sarcastica. Ah, quanto sono disgraziata! Era impietoso. Lena socchiuse gli occhi, cercava di tenere a bada i pensieri, perché quell'intruso non aspettava altro che servirsene contro di lei. Non voglio tirarmi sul morale con il fatto che agli altri è andata peggio. Voleva porre fine a quella conversazione, ma Oro si era messo sulla porta e la guardava con aria di rimprovero. Io. Sempre io, in tutte le salse, il grande io bistrattato. Quando capirai che la vita sono anche gli altri? La principessa di tutte le disgrazie. Quando lui uscì, Lena tirò un calcio al letto. Scusa, disse subito. Invece di provare sollievo, si era fatta male al piede. No problem, principessa di tutte le disgrazie. Guardò il letto stupita. Sfrontato! Da Nodi al pettine di Mario Dumurai. Uno stage, esclamò il signor Ferrier. Ma cos'è questa nuova trovata? I ragazzi ormai non sanno neanche più mettere insieme due frasi e devono fare gli stage. Uno stage di che poi? Si stava rivolgendo al figlio dall'altro capo del tavolo. Ma non lo so, borbottò lui. La prof a noi ci ha detto che ce lo dobbiamo trovare da soli. La prof a noi ci ha detto, lo imitò il padre. Uno stage da spazzino, ecco cosa potrai trovare al massimo. No, non spazzino, adesso bisogna dire operatore ecologico. Il signor Ferrier rise, era chirurgo, un bell'uomo, dalla voce forte, riempiva da solo la sala da pranzo. Eppure c'erano altre quattro persone. Lui, 14 anni, la sorellina, la signora Ferrier e nonna. «Se è una cosa da una settimana», disse quest'ultima, «forse posso scovargli qualcosa io». Il signor Ferrier rivolse alla suocera una smorfia, che doveva essere un sorriso di incoraggiamento. «La mia parrucchiera prende gli apprendisti dalle scuole professionali», proseguì nonna. «Uno stagista non è molto diverso». Il signor Ferrier sgranò gli occhi. Uno stage da parrucchiere per lui? Ma siccome nessun altro aveva delle idee per lo stage, nonna promise di parlarne alla signora Maite, la titolare del salone. Il giorno dopo, a mensa, Ludovic, un amico di lui, chiede: «Tu cosa hai trovato come stage?» Lui guardò il compagno facendo scrocchiare le dita. «Non me ne frega niente», mugugnò. «Sì, ma cosa dirai alla prof?» «Farò lo stage in un salone di acconciature», disse lui per vedere che effetto faceva. «Mi prendi in giro?» Lui pensò «sì», ma disse «no». «Non hai paura?» «I parrucchieri sono tutti un po' dei pissi pissi!» Ludovic assunse una mimica effeminata, facendo roteare i polsi. «Molto ben riuscito», si complimentò lui. «Ma da Maite Coiffure ci sono parrucchiere, donne!» Ripensò alla donna che dava lo straccio sul pavimento. «Ce n'è una bionda che... quando si piega per fare lo shampoo, si vede tutto». Ludovic restò senza parole per il resto della giornata.
Kevin Brooks, l'estate del coniglio nero. Capitolo 1. L'estate di questa storia, per me, cominciò in un caldo giovedì sera ai primi di luglio, proprio mentre il sole iniziava a tramontare. In quel momento ero impegnatissimo a non fare niente, me ne stavo disteso in camera a guardare il soffitto, quindi non lo vedevo effettivamente, ma ero abbastanza certo che da qualche parte fuori il sole stesse calando. Da qualche parte fuori c'erano l'orizzonte acceso, il cielo rosso che sfumava, le stelle, la luna, tutto il resto del mondo, ma ero io che non volevo averci niente a che fare. Non volevo avere a che fare con niente. Volevo solo starmene disteso in camera a guardare il soffitto. Non avevo idea da dove venisse quell'apatia e forse non me ne fregava nemmeno. Ma nelle 3 settimane da quando era finita la scuola avevo preso l'abitudine di non fare assolutamente niente e la trovavo difficile da perdere. Alzarmi tardi la mattina, passare ore in giro per casa, starmene seduto un po' al sole, forse leggermi un libro, forse no. C'era differenza? Per come la vedevo io, i giorni e le notti sarebbero passati comunque, che io avessi fatto qualcosa o no. E infatti passavano. Le mattine passavano, i pomeriggi passavano, le sere si trasformavano in tramonti e poi in notti e io mi ritrovavo un'altra volta disteso in camera a guardare il soffitto, a chiedermi dove fosse finita la giornata e perché non avessi fatto niente e perché non potesse fregarmene di meno. Quella sera avrei potuto fare un bel po' di roba, erano solo 9:30, avrei potuto guardare la TV o un DVD. O prepararmi per andare da qualche parte, avrei potuto guardare la TV o un DVD e poi prepararmi per andare da qualche parte, ma sapevo che non l'avrei fatto. Ero ben contento di non fare niente. Ben contento? Non saprei, suppongo di sì. Vabbè, comunque, era questo che stavo facendo quando il telefono squillò e l'estate di questa storia cominciò. The Frozen Boy di Guido Sgardoli. Un anziano scienziato infelice parte per una spedizione in Groenlandia e pensa perfino di porre fine alla sua vita quando vede un bagliore nel ghiaccio. L'interno dell'infermeria era avvolto dalla penombra. Il tavolo, illuminato da una lampada fioca, ospitava come una reliquia esposta sull'altare di una chiesa il corpo. Joseph emerse da un cono d'ombra facendo cenno al professore di avvicinarsi. Warren avanzò titubante. Alla fine aveva prevalso il lui che voleva vedere. Teneva le mani nelle tasche della giacca per timore che tradissero il suo nervosismo. Il corpo gli si rivelò poco alla volta, come un panorama che appare al di là di una collina. E quando finalmente Warren lo vide nella sua intierezza, qualcosa scattò dentro di lui, come un interruttore, uno di quegli interruttori che una volta accesi è difficile spegnere. «Un bambino», disse Joseph, dando voce al pensiero inespresso di Warren. «Credo che abbia 10 o 11 anni». Warren osservò il corpo stupito. «È perfetto», mormorò. «Si è conservato straordinariamente, è vero». Steso sul tavolo ancora bagnato dal ghiaccio, scioltosi da poco, giaceva il corpo di un ragazzino, composto e vestito. Nonostante il viso incolore come d'acqua che lasciava trasparire un intrico di venuzze violacee, la sua espressione appariva distesa, al punto da suggerire che stesse semplicemente dormendo. I capelli neri e sottili erano aderenti alla testa, come alghe scure e brillanti. Le labbra, simili a petali di viola, si schiudevano appena, lasciando intravedere denti piccoli e regolari. «Ecco il bagliore»,
disse Joseph indicando una piccola fibbia in metallo costruita artigianalmente che reggeva la cinta dei pantaloni. D'un tratto Warren si sentì a disagio. Allora, funziona o no? Sta registrando? Prova. Aspetta un attimo. Clic. Sì, funziona. È proprio come se la mia voce uscisse fuori da un pezzo di nastro. Valput dice che questo coso ha 60 anni. Gli ho chiesto se va a vapore o a gasolio, ma ha una normalissima spina. Adesso devo iniziare il mio diario registrato. Ho detto a Valput che tenere un diario è roba da femmine, proprio come scrivere poesie, non è da maschi. E Valput mi ha detto, ma da uomini adulti sì, buffo no? Ha aggiunto che poteva essere utile per far ordine nei propri pensieri, ma non so se ho ancora dei pensieri. O questo adesso era un pensiero. Sono talmente stanco che non riesco a dormire. Succede per davvero? Pensavo che potesse succedere solo alle persone anziane. Ehi, questo è un pensiero! Oggi siamo diventati campioni. A mio padre è venuto un infarto, siamo stati all'ospedale e abbiamo fatto funzionare l'albergo finché alle 11 nel bar e nella sala da pranzo non c'era più nessuno. Poi abbiamo anche lavato i piatti. Mi sento a pezzi, ma le cose che ho in testa non ne vogliono sapere di andare a dormire. Sapete quando uno chiude gli occhi e il mondo intorno diventa buio, ma nella testa resta accesa una luce? Ecco, proprio così. E poi Pell insiste pure che dobbiamo mettere la sveglia alle 6. Sono circondato da 3 ragazze pazze e da 3 uomini mezzi morti. Buonanotte, sogni d'oro. Oggi sono quasi scoppiato a piangere, quindi posso anche tenere un diario. Alla fine chi frequenti finisce per contagiarti. Secondo me sto per diventare una femmina mezza morta. Cosa vuoi diventare da grande, Cos? Una femmina mezza morta. Ok, allora cominciamo. Domenica 12 maggio. All'inizio era proprio una giornata perfetta, sembrava estate. Vivere in riva al mare rende felici, tutto è così fresco. Sull'erba delle dune e sulle sedie della terrazza ci sono ancora gocce di rugiada e il sole sorge grande da terra. E se ti metti sul balcone a fare ciao, la tua ombra sulla spiaggia risponde con un ciao. L'aria ti pizzica la pelle, il cielo è limpido e azzurrissimo e la spiaggia è ancora deserta. Soltanto il mare è lì sdraiato a respirare lento e sai che non smetterà mai. Beh, insomma, era più o meno così. Mi sono alzato di buon'ora e mi sono infilato subito la divisa da calcio. Dopo la partita mi sarei dovuto comunque fare la doccia, per cui non aveva senso farla prima. Mio padre si era alzato prestissimo. Stava in cima a una scala appoggiata contro la facciata dell'edificio e fischiettava tutto intento a sostituire l'insegna del nostro hotel. Era una cosa che aveva in mente di fare già subito dopo la morte della mamma, ma non aveva mai trovato il tempo per farlo. Ecco che tipo di giornata era: una in cui realizzare grandi progetti, in cui diventare campioni, in cui innamorarsi, in cui scrivere il proprio nome sulla luna con una bomboletta spray. Le lettere del vecchio nome, intendo dire quello del nostro hotel Miramare, erano per terra e mio padre aveva già appeso 5 lettere nuove. Hotel Grand, si leggeva adesso. Neanche quello un brutto nome. Some say love, it is a river. Boda, dove sei? Eccomi. Ma che hai da urlare? Ti avevo perso! Dobbiamo tornare a casa! Come mai questa fretta? Di solito non metteresti mai di andare a zonzo. Oggi è diverso! Oggi è il mio compleanno! Oh, salve! Credo di dovermi presentare. Mi chiamo Bodda e sono un amico immaginario. Il mio amico reale si chiama Kurt Cobain.
Da grande sarà una rockstar famosissima. Nel frattempo, però, vive ad Aberdeen, una cittadina di provincia piuttosto deprimente. Kurt è un bambino allegro e spontaneo, anche se non condivido sempre le sue scelte. Ma è proprio nella difficoltà e nell'errore che gli amici veri vanno sostenuti. Ma con chi stai parlando? Niente, niente. Evviva, evviva, tanti auguri a me! Sai, Kurt, apri tutti i regali che ti ha portato la zia Mary. Fai piano, Kurt, che si rovinano! Wow, i Beatles, i Monkees! Come si dice la zia? Ah, tesoro, sono felice che ti piacciono. Wow! Grazie, zia, diglielo su! Ti ho portato anche un tamburo e oggi ti insegno a suonare la chitarra. Sei contento? Sì! Modestamente, la zia Mary è stata una star del country. Però tesoro, devi stare in silenzio e fare attenzione. Mi ascolti? Dai, fermati. Ehi, ehi, we are the monkeys and people say we monkey around. Su, via, calmati tesoro, studiamo gli accordi? Boh, speriamo che almeno la musica lo calmi un po'. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song to make it better. Remember to let her under your skin, then you will begin to make it better. Better, 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 better. Na 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 na. Hey Jude! Basta!